prospettive sono per noi, che siamo una realtà industriale che lavora nell'ambito spaziale, è quella di mostrare che è possibile coltivare nello spazio e quindi portare una piccola parte della nostra biosfera per rigenerare le risorse vitali e ridurre il costo delle missioni spaziali di operazione, di esplorazione. Mentre per la Terra questo sicuramente ha dei ritorni perché le tecnologie che andiamo a sviluppare servono a ridurre i consumi e gli sprechi anche delle coltivazioni in terra e quindi ci permettono di essere più bio, di ridurre i concimi chimici, di ridurre l'uso di pesticidi e soprattutto di ridurre considerevolmente il consumo d'acqua nelle coltivazioni tradizionali, ma anche nelle coltivazioni idroponiche già utilizzate nel nord Europa o negli ambienti aridi come Israele, Messico o il sud degli Stati Uniti.